ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ciò che mangiamo è fondamentale per la nostra salute, ma quanti sono attenti alla loro alimentazione? Proviamo a scoprirlo. Si sente spesso dire che molti problemi di salute derivino dall'alimentazione. Lei cosa ne pensa? Quasi tutti. Quasi tutti cosa? I problemi di salute dipendono dall'alimentazione. Sicuramente. Cioè, l'alimentazione influisce sicuramente sullo stato di salute delle persone. Si sente spesso dire che alcuni problemi di salute derivino appunto dall'alimentazione. Tu cosa ne pensi? Dovrebbe essere corretta per tutti, indipendentemente da giovani, anziani, tutti. Ma bisognerebbe stare un po' più attenti a ciò che si mangia, magari. Si sente spesso dire che alcuni problemi di salute derivino dall'alimentazione scorretta. Lei cosa ne pensa? Sì, sono d'accordo, è vero. Penso che è molto vero, sì, è molto vero. Ti si sente spesso dire che alcuni problemi di salute derivino dall'alimentazione scorretta. Cosa ne pensi? Penso che sia giusto. In base a come ti alimenti, vivi bene o male. È anche dimostrato, no? Hai mai avuto problemi di salute derivanti dall'alimentazione? No, sinora no. Speriamo di non averlo. No, non ho avuto mai problemi. No, per adesso no. Hai mai avuto problemi di salute derivanti dall'alimentazione? No, mai. Ho sempre mangiato bene, giusto, moderata. Sì. Quali, ad esempio? Molti anni fa, per esempio, problemi di colesterolo, di aritmia. Più che altro non proprio di salute, però diciamo che quando si ingrassa, diciamo che quello lì è un brutto problema. Ha mai avuto problemi di salute derivanti dall'alimentazione? No. Fortunatamente no, sempre ho avuto la fortuna di avere una madre che appunto mi ha educato a una giusta alimentazione, quindi insomma, fortunatamente no. Hai mai avuto problemi di salute derivanti dall'alimentazione scorretta? Sì, l'appendicite. Se quello è un problema di salute, sì, non problemi gravi, niente di che. No, penso di no. Proprio mai. Altri problemi, sì, come tutti d'altra parte, no, 70 anni. Ritiene che la sua alimentazione sia corretta? Sì, attualmente sì. Sì. No, sto facendo una dieta, perciò è corretto. Non sempre. Perché? Beh, bisognerebbe mangiare più verdure. Ritiene che la sua alimentazione sia corretta? Correttissima. Sì, cioè bisogna mangiare di tutto alla fine. Di tutto, ma bene. Ritiene che la sua alimentazione sia corretta? Sì, penso di sì. Non direi, non proprio. In parte sì. Non sempre. Se vai di fretta è difficile avere un'alimentazione corretta. Però più di altri paesi ci alimentiamo meglio qua. Ritiene che la sua alimentazione sia corretta? Insomma, non si direbbe proprio. Adesso sì, penso di sì. Adesso sì. Ritieni che la tua alimentazione sia corretta? Sì, sto abbastanza attenta alla mia alimentazione, non solo alla qualità ma anche alla quantità di quello che si mangia. E cerco di integrare tutto nell'arco di una settimana, carne, uova, frutta, pesce, quello che è insomma. Sperando sempre che quello che compri sia di provenienza certa e giusta. Preferisce i cibi già pronti o comunque la cucina tradizionale? Cucina tradizionale, sì. Cucina tradizionale sicuramente e non grassa, sì. Questo è fuori dubbio. La cucina tradizionale. Preferisci i piatti pronti oppure la cucina tradizionale? La cucina tradizionale. No, la tradizionale, decisamente. Decisamente la tradizionale. La cucina tradizionale, penso tutti, no?
Preferisce i piatti pronti oppure la cucina tradizionale? La cucina tradizionale, sì, beh, questo dipende dalle esigenze del lavoro delle persone. I piatti pronti, se uno esce la mattina, c'è un'ora di intervallo, evidentemente per andare al ristorante, i piatti pronti, ma a casa solo cucina tradizionale. Quando cucino io la cucina tradizionale. Cucina tradizionale. Preferisce i piatti già pronti o la cucina tradizionale? Non penso di aver mangiato mai un piatto pronto. Beh, la cucina tradizionale, poi siamo in Sardegna, insomma, meglio della nostra non ce n'è. Se le dovessero cambiare radicalmente la sua alimentazione quotidiana, a cosa non potrebbe mai rinunciare? Basta. Alle insalate, per esempio, e alla frutta. Alla varietà dei prodotti che mangio, a quello che la stagionalità mi dà. Se dovessero cambiare radicalmente la sua alimentazione quotidiana, a cosa non potrebbe mai rinunciare? Ah no, io posso rinunciare a qualunque cosa, posso alterare qualunque cosa, non c'è nessun problema. La pasta. A cosa non potrebbe mai rinunciare? Pane e latte. Pane e latte? Sì. Se dovessero cambiarmi radicalmente, penso alla carne. Quello non ci potrei rinunciare, non sarei mai vegetariano. Se dovessero cambiarle radicalmente la sua alimentazione quotidiana, a cosa non potrebbe mai rinunciare? Ma penso al pane. Forse la pasta, non lo so. Alla pasta. Beh, sicuramente da buona sarda credo alla carne. Sicuramente alla carne. Direi la pizza, ma non è quotidiana, però certo la pizza non si batte, non me la possono togliere la pizza.